Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di questo prodotto della Yewa, un trasmettitore wireless. Cos'ha questo trasmettitore wireless di interessante? È un trasmettitore che ci permette di trasportare video, foto, immagini, streaming TV, cioè qualsiasi cosa esca da una presa HDMI verso un qualsiasi monitor o verso un qualsiasi televisore, o potremmo collegarlo anche ad un proiettore. E sicuramente tanti di voi mi diranno: ok, però ormai c'è l'AirPlay che ci permette, con quasi tutte le televisioni più moderne e con i vari device, quindi tablet, PC e dicendo, di trasmettere in streaming direttamente verso il televisore. Questo è vero, ma qua c'è un vantaggio in più: che con lui non abbiamo bisogno di avere una rete, quindi non abbiamo bisogno di un modem o di un router, cioè lui è indipendente da tutto. Ed è questa la cosa interessante. Però prima di parlare nel dettaglio di lui, facciamo un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione e poi ve lo spiego nel dettaglio cosa è in grado di fare, quali sono le sue caratteristiche, e poi lo proviamo insieme. Quindi, nella confezione, che vi arriva molto semplice, perché è davvero molto molto semplice, troviamo questo cartoncino molto basico, manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, anche se c'è davvero poco a livello di istruzioni, perché quello che dobbiamo fare è davvero minimal, è tutto già preimpostato e tutto pronto all'uso. Abbiamo questo che è il trasmettitore, che vedete ha una presa HDMI, che è la parte che va collegata al PC o a qualsiasi dispositivo che debba trasmettere. Quindi può essere anche un decoder, immaginiamoci un decoder di Sky, immaginiamoci anche una videocamera che debba trasmettere, una PlayStation, cioè qualsiasi dispositivo abbia un'uscita HDMI, con questo possiamo trasmettere tutto quello che quel dispositivo sta inviando. Quindi, trasmettitore, abbiamo l'alimentatore per alimentare non lui, anche se lui in certi casi ha bisogno di alimentazione, ma di quello ne parliamo tra poco. Abbiamo questo alimentatore che va ad alimentare il ricevitore, che è questo. Sul ricevitore abbiamo il tasto d'accensione on off, qua dove vanno montate le due antenne che tra poco andremo a montare. Qua abbiamo la presa delle cuffie, una presa type C che è quella per essere alimentato, una presa HDMI che è quella che poi da qua va al televisore o a un monitor, qualsiasi cosa debba riprodurre le immagini, e qua abbiamo anche una presa VGA, quindi per collegare qualsiasi cosa con questo tipo di connessione, anche tipo un proiettore o un monitor con presa VGA. Quindi qualsiasi cosa abbia una VGA, anche questa è diciamo compatibile. Poi abbiamo le antenne che si montano veramente in maniera super facile, anzi vado a togliere la gomma così faccio prima a togliere il tutto, quindi basta andarle ad avvitare e farle ruotare verso l'alto e un'antenna è già montata. Prendo l'altra, vado ad avvitare ed ecco qua che è montata anche l'antenna. Poi qua abbiamo i cavi, abbiamo un cavo USB Type C che è quello che va collegato all'alimentatore per andare a alimentare il ricevitore, poi abbiamo un cavo HDMI per collegare il ricevitore, però è un cavo corto, altrimenti potete usare quelli che già avete, e qua abbiamo un altro cavo USB e Type C. Perché un altro cavo come questo? Perché in certe situazioni il trasmettitore, cioè lui, va alimentato. Vedete che qua è una presa Type C. Se lo collego al PC non c'è bisogno in teoria di nessuna alimentazione, perché il computer già lo va a alimentare. Tipo io, se lo collego al mio MacBook, lui è già alimentato da questa, è già abbastanza. Ma se dovessimo collegarlo ad un dispositivo che non lo alimenta, quindi magari un decoder o magari un altro dispositivo, una PlayStation che non so se lo vada ad alimentare, comunque lui ci avvisa quando non è alimentato, perché quando lo facciamo comunicare con lui abbiamo questo LED che, anziché diventare fisso quando i due dispositivi comunicano, lui continua a lampeggiare, e questo indica che ha bisogno di alimentazione. Quindi basterà collegare questo cavetto a qualsiasi presa USB del televisore, piuttosto che della PlayStation, piuttosto anche del decoder se ha una presa USB, che è abbastanza per andare ad alimentare il trasmettitore. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione. Via la confezione
e adesso andiamo ad analizzare da vicino le loro caratteristiche. Allora, il ricevitore, che è questo, vedete, molto piccolo, guardate sulla mia mano, è in grado di ricevere fino a 50 metri di distanza, nel senso che questi due dispositivi possono arrivare a stare fino a 50 metri di distanza, ovviamente senza muri in mezzo. Questo quando magari in un palazzetto, se si deve trasmettere qualcosa, o magari in certe sale di meeting dove c'è molta distanza magari da chi sta usando il PC rispetto a dove è il ricevitore, dove c'è magari il maxi schermo, dove vengono presentate magari delle slide. Perché comunque una cosa interessantissima di questo dispositivo è la possibilità di utilizzare 8 trasmettitori con un solo ricevitore. Cosa vuol dire? Che supponiamo una riunione di lavoro dove tutti sono lì con il loro portatile e tutti hanno qualcosa da far vedere inerente a quello che è quella riunione. Tutti avranno uno di questi collegati al loro computer, mentre questo ovviamente sarà uno solo posizionato dove c'è il maxi schermo, dove c'è la TV, dove c'è il monitor, quello che sarà. E a quel punto allora tutti potranno a turno, andando a cliccare il grosso tasto qua sopra, sentite clic clac, i due dispositivi andranno a comunicare e a quel punto l'utente trasmetterà appunto il suo slide o quello che è. Poi quando quell'utente ha finito, schiaccia il suo pulsante, interrompe la comunicazione, una altro utente che è nella sala andrà a cliccare il suo tasto e sarà lui a trasmettere e spiegare quello che ha creato e che deve mostrare agli altri. Quindi una cosa secondo me fighissima in queste situazioni. E un'altra cosa interessante è anche la tipologia di file che lui è in grado di trasportare, perché arriva a trasportare anche file in 4K, o meglio video in 4K. Quindi abbiamo davvero una possibilità di utilizzo incredibile, soprattutto se lo vogliamo utilizzare magari anche in casa per trasportare dal PC verso il televisore Netflix, piuttosto che qualsiasi altra cosa che vogliamo trasmettere verso il televisore. Ma secondo me una cosa molto interessante di questo dispositivo è la possibilità di andare a duplicare magari il decoder di Sky. Come? Allora, se noi abbiamo questi dispositivi, ovviamente se io vado ad attaccare questo al decoder di Sky, sarà solo da questo verso questo, quindi sì, utile, però secondo me diventa molto più utile se ci aggiungiamo una scatoletta tipo questa da pochi euro. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione, sia di lui che anche di questa scatolettina, che va a duplicare l'HDMI. Quindi andremo a collegare il decoder di Sky alla presa HDMI qua sotto, poi qua sopra andremo a collegare lui, mentre di qua andremo a collegare il cavo che va normalmente alla televisione, dove abbiamo appunto il nostro decoder di Sky. E a questo punto il segnale viene sdoppiato, però questo sdoppiatore non sdoppia singolarmente, nel senso che non è che va o uno o l'altro, è in grado di dividere il segnale. Ovviamente ci sarà un po' di perdita di qualità, ma niente di scandaloso, anzi si nota secondo me pochissimo, ma il risultato alla fine è molto molto utile, perché avremo la TV principale dove ci sarà il nostro decoder, quello che utilizziamo sempre, che trasmette, ok, ma poi potremo avere lo stesso segnale, quindi la stessa trasmissione, in un altro televisore all'interno della nostra abitazione, perché comunque, come vi ho detto, lui 50 metri ovviamente senza muri, ma con i muri ovviamente va a perdere un po' di metri, però le abitazioni non è che sono di 50 metri di distanza, quindi anche se abbiamo 10 metri di distanza, anche se c'è qualche muro, riesce a passare il segnale. Quindi potremo riprodurre quello che abbiamo nel decoder di Sky anche in un altro televisore, magari in camera da letto, piuttosto che nella camera dei ragazzi, piuttosto che nella camera dei bambini. Cioè questa possibilità secondo me non è da sottovalutare, perché con una cifra abbastanza abbordabile riusciamo a avere il segnale di Sky da un'altra parte rispetto a dove abbiamo il decoder. Questo è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare di questo trasmettitore. E poi, come vi ho detto, il vantaggio principale ovviamente è che non passa attraverso nessun router, quindi non è limitato dalla nostra rete, dalla capacità del router di trasportare la quantità di dati, è totalmente indipendente. E quindi anche utilizzandolo magari in un palazzetto dove bisogna trasmettere qualcosa, dove non c'è un router, dove non c'è un modem,
lui indipendente può farlo, quindi davvero sono tantissime secondo me le possibilità di utilizzo di questo dispositivo, al di fuori ovviamente di quello che è l'utilizzo principale magari in casa. Lui è dotato di una doppia banda di trasmissione, quindi ha sia la 2,4 GHz che la 5,8, quindi questo è un altro vantaggio e anche per questo che è così performante. Il suo prezzo si aggira intorno ai 140-150 euro con il coupon sconto che Amazon mette in pagina quando lo andate ad acquistare, quindi il prezzo più o meno è quello, varia dai 140 fino ai 150-160 euro, dipende dal momento, dal coupon che applica Amazon, tutte queste cose, comunque il prezzo più o meno è questo. Comunque vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata e se siete interessati a un prodotto di questo tipo. Ma adesso, senza perdere altro tempo, direi che possiamo andare a provarlo e vedere come è facile e come con un click, cioè questo click, loro entrano in comunicazione, cioè non bisogna fare assolutamente niente. Quindi andiamo a provarli. Colleghiamo il ricevitore alla televisione, cavo HDMI e alimentazione Type-C. In questo caso si è già acceso perché l'interruttore era già premuto. Prendiamo il trasmettitore, andiamo a collegarlo al computer. Perfetto, collegato. Vado a cliccare il tasto qua per farlo connettere con il ricevitore ed ecco che è già arrivato la duplicazione dello schermo. A questo punto possiamo andare a trasmettere qualsiasi cosa abbiamo nel computer nel televisore. Adesso faccio partire velocemente qualcosa giusto per vedere cosa succede. Vado a far cliccare questo video del bagno in cui ho recensito gli Switchbot e vedete che non c'è praticamente neanche un ritardo o un lag, cioè è molto molto fluido. In questo caso parliamo di video in full HD, mentre se facciamo riprodurre qualcosa in 4K dipende anche molto da che 4K è, nel senso che se abbiamo un bitrate altissimo sicuramente un po' di fatica lo farà, ma parliamo di file fatti con droni magari che riescono ad avere un bitrate da 120 megabit per secondo. Se riproduciamo YouTube questo problema ovviamente non c'è, e infatti adesso volevo farvi vedere anche a riprodurre magari YouTube. Ecco qua, vado a riprodurre un file in 4K e vedete che comunque c'è fluidità e non c'è dei lag. A questo punto però volevo farvi vedere quello che vi dicevo per quanto riguarda l'alimentare separatamente lui, che in questo caso vedete ha il LED completamente fisso perché il dispositivo comunica in maniera perfetta. Se avesse continuato a lampeggiare anche dopo che i due dispositivi, cioè trasmettitore e ricevitore, si fossero connessi, questa presa Type-C sarebbe servita appunto per andare ad alimentare e il LED sarebbe diventato fisso in quel caso. Se io vado a collegare il trasmettitore alla Switch, questo è un esempio, la Switch è solo un esempio perché ce l'ho già qua comoda, quindi vado a togliere l'HDMI e vado a mettere il trasmettitore, questo è quello che potrebbe succedere con un decoder per esempio, e vado ad accendere la Switch, vado ad accendere la Switch e vado a cliccare il tasto di connessione tra i due dispositivi. Vedete che il dispositivo lampeggia e l'immagine è andata via. Questo perché ha bisogno di alimentazione, la Switch non lo alimenta. Vedete che va e viene l'immagine perché non ce la fa con l'alimentazione. A questo punto basterà andare ad alimentarla, quindi collegare un cavetto a una presa USB e andare ad alimentare il trasmettitore. Quindi vedete che se vado ad alimentare il LED rimane fermo e l'immagine dal televisore non se ne va più. Se io invece vado a staccare l'alimentazione, dopo poco l'immagine va via perché la Switch non riesce ad alimentare il trasmettitore. Vedete? E il LED lampeggia e poi magari l'immagine torna, se ne va, e questo perché c'è un discorso di alimentazione. E questo con quasi tutti i dispositivi che non siano un PC, un Mac, comunque un computer, va fatto un discorso di questo tipo con un'alimentazione separata.
Adesso invece volevo farvi vedere l'altro discorso di cui vi ho parlato prima, la possibilità di andare a sdoppiare l'immagine qui, di avere qua l'immagine principale, quindi quella che magari del decoder di Sky che potremmo avere qua, e in un altro televisore, in un altro monitor della casa, avere l'immagine riprodotta simultaneamente a questa, quindi avere la possibilità di vedere Sky in un'altra stanza senza fare praticamente niente, senza tirare nessun cavo. Quindi, non avendo il decoder di Sky, perché non utilizzo più Sky, faremo la prova con la Fire TV di Amazon, ma il concetto rimane lo stesso, identico, quindi il risultato finale è lo stesso. Prendiamo la scatoletta sdoppiatrice HDMI, quella che vi ho parlato prima, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Andiamo a collegare la Fire Stick nell'ingresso HDMI della scatoletta, mentre da questa parte abbiamo, come vi ho detto, le due HDMI separate. In una andremo a mettere il trasmettitore della Yewa, mentre dall'altra parte andremo a collegare il cavo HDMI del televisore. Una volta fatto questo, vado ad alimentare la mia scatoletta con il cavo che poi trovate in dotazione all'interno di questa scatolettina, e il trasmettitore della Yewa sempre collegato allo sdoppiatore, però ricordatevi che va alimentato. A questo punto lampeggia perché non sta comunicando con il ricevitore, perché per fare comunicare con il ricevitore adesso faremo una prova. Quindi qua abbiamo il menu della Fire Stick, vado a scollegare il ricevitore Yewa e lo vado a collegare in un altro monitor in un'altra stanza, quindi avremo la Fire Stick collegata direttamente con questo televisore, mentre tutto questo verrà sdoppiato wireless in un altro monitor, quello che potrebbe succedere se dovessimo utilizzare un decoder Sky. Quindi andiamo a collegare questo di là. Il monitor è pronto, vado a collegare l'alimentazione Type-C, lui è già acceso perché l'interruttore è già acceso, vado a collegare il cavo HDMI e adesso lui è connesso a questo monitor. Vedete che è arrivato il menu del trasmettitore, però non stiamo trasmettendo Amazon Prime. Perché? Perché dobbiamo andare a cliccare il tasto che c'è sul trasmettitore, quindi andiamo. Clicchiamo il tasto qua sopra e andiamo a vedere se tutto questo è arrivato nel monitor di là. Ed ecco qua che abbiamo Amazon Prime. Sara, vai a far partire un film di là, uno, il primo che trovi. Vedete che Sara ha fatto partire di là il film e arriva anche di qua. E vedete che anche qua sono arrivate le immagini e l'audio che avevamo nel televisore di là. Andiamo a vedere se di là c'è lo stesso film. Ed ecco che qua abbiamo lo stesso film. Quindi qua collegato col cavo HDMI, mentre di là trasmesso simultaneamente con Yewa, il trasmettitore wireless. Quindi tutto questo baradà ha permesso questa cosa. Quindi ragazzi, avete visto come è, diciamo, multiuso questo trasmettitore wireless. Vedete che qua tuttora ho il menu di Amazon Prime, o meglio della Fire Stick, che trasmettendo in wireless in questo ricevitore, mentre nel televisore principale sta trasmettendo col cavo. Quindi potete anche utilizzare questa funzione anche con la TV spenta di là, perché non è la TV che trasmette, ma è in questo caso la Fire Stick o un decoder che potrebbe essere quello molto interessante di Sky. Quindi avere la TV spenta di là e avere la riproduzione di un film o di qualsiasi cosa che state guardando da un decoder in un'altra stanza, quindi tutto senza film,
immagini, tutto indolore, secondo me è davvero fantastico. Poi, come vi ho detto comunque a inizio video, le possibilità di utilizzo di questo dispositivo sono davvero infinite e si può utilizzare in tantissime situazioni, anche non domestiche, come vi ho detto, l'ufficio tanta roba, ma anche per cose pubbliche, cioè secondo me è fantastico. Quindi ragazzi, se questo è un mio video in cui vi ho portato il trasmettitore della Yewa, il trasmettitore wireless che ci permette veramente di fare di tutto di più, dove vi ho fatto vedere che come trasportare e duplicare il segnale del decoder Sky in maniera semplice e indolore senza fili, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler anche di questo trasmettitore ricevitore wireless, erano arrivati dei piccoli spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.